6 aprile 1992. A 72 anni muore a Manhattan Isaac Asimov, uno dei più grandi scrittori di fantascienza del XX secolo. Di origine russa e di famiglia ebraica, Asimov, all'età di 3 anni, segue i genitori a New York. Cresce a Brooklyn, dove suo padre gestisce per molti anni un emporio. Laureato in chimica e biologia, insegna presso la prestigiosa School of Medicine dell'Università di Boston. Dal 1939 svolge anche l'attività di scrittore, che lo porta a ritirarsi dall'insegnamento nel 1950 per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Dopo esserci diffusi ovunque nel nostro pianeta, esplorando continenti e oceani, strisciando nella dimensione orizzontale della Terra, stiamo forse ora scoprendo una nuova dimensione, quella verticale. Un nuovo mondo in cui alcuni, come Isaac Asimov, ritengono che inevitabilmente finiremo per espanderci. Yes, I think so. I think we have filled the earth. Sì, penso di sì. Abbiamo riempito la Terra e ora dobbiamo spingerci oltre, estendere i nostri confini. Così come fece l'Europa 500 anni fa, raggiungendo il nuovo mondo, ora la Terra deve fare altrettanto, raggiungendo lo spazio che ci circonda per utilizzare le sue risorse, la sua vastità, le sue possibilità. Non possiamo restare sulla Terra senza che la nostra civiltà appassisca. In the earth without seeing our civilization wither.